Bentornati con lo speciale dedicato al referendum della Ponte Radio Web. Vi ricordo che stiamo affrontando, lo abbiamo già fatto da una mezz'ora abbondante, il tema del prossimo referendum del 4 dicembre, dunque domenica si andrà a votare. Vi ricordo, si voterà dalle 7 alle ore 23 e al termine del quale, dopo la votazione, ci sarà lo scrutinio per la vittoria del sì e del no. Ci sarebbe piaciuto, e mi ripeto, visto che siamo nella seconda parte di questo nostro appuntamento con il Ponte Radio Web, avere anche un rappresentante del comitato del sì. Purtroppo tutti gli inviti sono risultati vani e dunque, abbiamo però due rappresentanti per il comitato per il no, Marco Infussi e Marco Maddalena, al quale do nuovamente il buonasera e grazie per aver accettato, l'invito. Stavamo parlando, prima di fermarci, per un attimo, di quello che è da molti considerato un po' un punto nevralgico di questo dibattito tra il sì e il no, vale a dire l'articolo 90 della nuova Costituzione che nella vecchia prevedeva appunto una divisione tra Camera e Senato con dei ruoli e con delle differenze anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista legislativo. Per quello che riguarda invece la nuova Costituzione, chiaramente molti, soprattutto nel comitato del no, anzi esclusivamente nel comitato del no, hanno speso parole, parole, parole. Abbiamo già ascoltato Marco Maddalena. Marco Infussi, tu volevi aggiungere? Specialmente Marco Travaglio ha speso parole. Alessandro, il 90 oppure il 70? 70. 70, quello lunghissimo. Sì. Ecco, questo No, non voglio no. leggere perché è pieno di allegati, è pieno Sì. di. A questo però, ecco, volevo leggere un messaggetto che mi è arrivato, che sicuramente tutti avrete letto, Fiorella Magnolia. Alessandro prima ci parlava nella spezzone precedente del perché molte persone si disinteressano, non è che si disinteressano, non la capisco. E Fiorella Madoglia dice questo: io voto no perché non sono all'altezza di capire i 47 punti della Costituzione che vengono cambiati e perché non ho capito come. Cioè, è tanto semplice, è un argomento difficilissimo. La gente ha anche paura e poi subentra pure l'effetto cosiddetto bandwagon, cioè tutti gli amici votano sì, no, ma anch'io sono convinto, voto sì. La gente non ha il tempo, non ha il modo di informarsi su questa riforma, nonostante tutti i talk show televisivi, eccetera, che poi inevitabilmente sfora Renzi con le sue comparsate, si prende il 70% dello spazio, insomma, non c'è una vera par condicio. In TV fanno il contraddittorio tra Renzi e una nullità, oppure Renzi senza contraddittorio, insomma, sono tutte cosette che non hanno aiutato il popolo italiano a capire. E su questa cosa io vi dico che dopo quattro incontri, io ho ancora dei dubbi, ho delle grosse domande, non l'ho capita. Ho delle soluzioni, voto no, quello sono sicuro, ma ci sono delle cose che ancora mi sfuggono. Allora, come fa una persona che, per forza di cose, insomma, non si è potuta informare? Io l'ho dovuto fare per forza se devo intervistare Marco e il costituzionalista De Fiores oppure Leonardo Bianchi, e mi devo preparare, altrimenti faccio una figuraccia. Ma la persona che va a lavorare, sta al casello di Carisio, in coda, ma come fa a leggersela? Queste sono 180 pagine. Va a votare con l'effetto bandwagon. Tutto il partito vota sì, voto pure io. Allora, in realtà, questa riforma che cos'è? Partito Democratico contro tutti. Cioè la prova generale del partito della nazione per vedere se si sfonda, si spaccherà in mille pezzi. Se resiste, ci aspetta un altro ventennio come è stato con Berlusconi. Questo sarà, secondo me. Sbaglio, Marco? Di questo Come la tema, sì, vedi tu? no, di questo C'è tema. un'alternativa a sinistra? La costruiamo? Diciamo Trasversale pure? che non sono d'accordo all'uno contro tutti, in quanto si sono schierati i poteri finanziari, la Confindustria, non è uno contro tutti, diciamo, ci sono dei Poteri poteri, forti contro la gente, diciamo, i poteri forti contro la quindi gente. non è. Io volevo tornare ad Insomma. uno dei temi più discussi, vale a dire il titolo quinto della Costituzione, che dall'articolo 114 al 133 va a cambiare il rapporto tra Stato ed enti territoriali. La riforma interviene, come appunto stavo dicendo, su questo titolo quinto della Costituzione, che appunto disciplina il rapporto non solo tra Stato e Regione, ma anche tra i comuni, con le città metropolitane che hanno una diversa tipologia rispetto ai comuni magari più piccoli. Se vince il sì, vengono cancellate anche nella Costituzione le province.
Inoltre, la legge costituzionale ridisegna la suddivisione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, già oggetto del referendum costituzionale del 2001. In caso di vittoria del sì, sparirebbero le materie concorrenti per cui attualmente sono competenti sia lo Stato che le Regioni, dal commercio con l'estero all'istruzione. Queste materie diventerebbero di competenza esclusiva dello Stato o delle Regioni e alcune verrebbero ripartite tra i due. Inoltre, la riforma della Costituzione con il sì introduce la cosiddetta clausola di supremazia. Se vince il sì, in sostanza, su proposta del governo, la legge dello Stato potrà intervenire in materia non di sua competenza esclusiva per tutelare l'unità o l'interesse nazionale. In sostanza, il sì dice così il potere si centralizza, o meglio, sarà il Parlamento e il governo ad avere più potere rispetto a quello attuale su regioni, abolendo di fatto le province, che in sostanza è qualcosa che già è avvenuto almeno dal punto di vista delle elezioni, e snellendo anche in questo caso la prassi dal punto di vista della gestione delle risorse, evitando quindi, faccio sempre l'appello del sì, evitando quindi speculazioni, evitando tante problematiche anche degli ultimi anni, come il fenomeno della corruzione, che ultimamente, tanto per dirne una, ha coinvolto il comune di Latina, che al suo interno ha anche un deputato che potrebbe vedere caduta la sua immunità proprio su richiesta dello stessa magistratura. Questo in sostanza è quello che dice il sì. Voi del 9 dire. Allora, noi del Nuovo innanzitutto diciamo che forse l'abrogazione delle province, prima di non crederci, sono proprio quelle del Partito Democratico, altrimenti non sarebbero in questo periodo a darsi tanto da fare, ad esempio per le elezioni provinciali. Questa è la prima contraddizione. Mentre nella riforma si parla di abrogare le province, nella nostra provincia invece, in modo particolare il Partito Democratico, sta cercando di trovare degli equilibri sul nuovo ente intermedio. Altra cosa invece, quella sicuramente pericolosa, è un pericolo per le comunità locali, è la supremazia statale. Cioè questa clausola di supremazia statale prevista nell'articolo 117 è una norma introdotta proprio per sopprimere le proteste o le vertenze locali. Alcuni l'hanno definita come una norma anti-TAV. Questo cosa significa? Quando noi parliamo di TAV, ad esempio, dobbiamo capire che il movimento di protesta sulla TAV, non solo facinorosi, come spesso ci vogliono far credere, ma ci sono amministratori comunali e sindaci con tante di fascia che scendono sul territorio dicendo che le comunità locali vanno coinvolte e che i beni naturali e ambientali a volte sono lo sviluppo per un intero territorio. E invece con questa clausola, si darà la possibilità al governo di decidere per i territori. Tu parlavi di corruzione a livello locale, ma ricordiamoci che sulla TAV è scoppiato uno scandalo riguardo la corruzione e lo scandalo ha coinvolto gli alti funzionari di Stato, ha coinvolto imprese legate con lo Stato. A me niente da pensare, noi che siamo nella Valle del Sacco, se domani decidono di commissariare la nostra Valle del Sacco, tutte le decisioni relative alla Valle del Sacco, sia buone che cattive, sia la bonifica e sia l'instaurazione di nuovi impianti di rifiuti, potrebbe deciderlo il governo. Ad esempio, quando si parla spesso di scorie nucleari, oggi potrebbe essere il governo, con questa clausola, a decidere dove inserire queste scorie nucleari senza consultare le comunità locali. Riguardo a questo ci sono anche gli inceneritori. Renzi si è prestato, forse qualcuno se lo dimentica, a fare un decreto legge che prevede la costruzione di nuovi inceneritori in Italia. Noi parliamo di raccolta differenziata rifiuti zero, mentre il governo Renzi parla di nuovi inceneritori, e uno è localizzato nel Lazio, nel sud della regione Lazio. Quindi con molta probabilità l'obiettivo del governo Renzi è quello di aprire un nuovo inceneritore o nella provincia di Frosinone o nella provincia di Latina. Con questo articolo 117 potremmo rischiarci, non rischiare non di avere la bonifica della Valle del Sacco, ma di avere ad esempio un nuovo inceneritore nella nostra provincia perché viene considerata come un'opera, strategica.
Inoltre, quando parlavi che alcune materie ritornano esclusive dello Stato, non è così. Io leggo quello che loro hanno scritto. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alla Regione, secondo le rispettive competenze legislative, fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. Cioè, che significa? Che la legge non è esclusiva. Cioè, se è una competenza esclusiva la tiene lo Stato, sì, lo Stato dice no, però io posso derogare in alcune regioni di dare quella competenza esclusiva che è mia alle regioni. Cioè, che Mettiamo la Lombardia con sanità. la sanità, La sanità quindi Lombardia. avremo una sanità che potrebbe succedere che Lombardia se la gestisce Lombardia, nel Lazio la gestisce lo Stato. Cioè, creeremo un nuovo, non diminuiremo i conflitti, ma li aumenteremo, perché in Italia c'è sempre la regola della deroga. Questa è la legge, ma tutto si può derogare. Quindi qui noi andiamo a creare una confusione. E ripeto, parlavi di corruzione. Uno dei problemi italiani è la corruzione. E i primi ad essere coinvolti nella corruzione, tra cui un esponente che appoggia il governo Renzi, che è Verdini, è proprio la classe politica. Allora, una buona legge, non di revisione costituzionale, ma ordinaria, dovrebbe essere quella su pene severe per chi si fa corrompere e utilizza in modo illecito il denaro pubblico. Questa sarebbe una grande Questo riforma. non c'era da Marco dire. Infusi? Sì, i punti, cioè, come al solito Marco ha detto quasi tutto, insomma, la materia concorrente, sì, giustissimo, la riforma del titolo quinto è la parte buona di questa riforma costituzionale, se vogliamo, è la parte che possiamo apprezzare anche noi che ci siamo convinti a votare no, però se andiamo sotto, la clausola di supremazia sul nostro territorio cosa potrebbe essere? Oppure un cavallo di battaglia mio, ma anche di altri, il decommissioning nucleare, c'è cioè la necessità di costruire un impianto di stoccaggio a tempo indeterminato dei rifiuti nucleari presenti sul territorio derivati dal decommissioning delle centrali nucleari. Questo deposito unico nazionale Sogin sono forse 10 anni che è aperta la procedura, la Spagna lo ha già costruito, Scalia insieme alla Mogherini sono andato a visitarlo, punto interrogativo grosso, i 3 territori nazionali in cui potrebbe sorgere sono il Sulcis in Sardegna, vicino Matera e la Ciociaria, e non è che il governo si sta preparando con un atto di impegno perché nessuno se lo vuole prendere, perché nel Sulcis stanno già sulle barricate. Con un atto di imperio vuole piazzare questo deposito nazionale qui in Ciociaria perché è militarmente più difendibile di quegli altri due? Potrebbe essere fantapolitica, fantapolitica. Però personalmente, nonostante la bellissima operazione perché posti di lavoro per ingegneri, militarizzazione del territorio, maggiori studi epidemiologici che a noi servirebbero per davvero, sicuramente la costruzione di un polo ospedaliero d'eccellenza perché restare vicino al deposito è necessario, però non mi piace l'atto di imperio, o meglio la possibilità che ci sia questo atto di imperio. E già ci piazzano cose in ogni dove, ad esempio lo stiamo vedendo con gli impianti di trattamento rifiuti. Se vediamo pure scritta nero sul bianco la clausola di supremazia. Non ripeto, come ha detto chi era ieri sera in TV? Non, vabbè, Io ce ne sono sì, ci stati sono tanti. stati tantissimi. Se hai visto Comunque, Porta a ah Porta, ci no, 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 sono stati tutti i video. sì, era no, su Radio 24 era Sulla radio mi prendi in prima sì, no, nostra. vabbè. In sostanza, ha detto questo: non si vede però all'orizzonte un governo che farà queste cose. Sono d'accordo, però, se arriva all'orizzonte. Insomma, di politici in Italia ne vediamo di strani, eh? Non è tutta gente proprio, come dire, che tu la vedi, ok, no, dici, ok, questo è uno responsabile. A me mi sembra che ce ne siano alcuni in giro un po'. Specialmente sulla questione dei migranti, ecco, così lo dico. Abbiamo parlato di Che fai, cittadini, vai per i campi di concentramento perché c'è la clausola di supremazia, dai. abbiamo parlato di cittadini, leggo il messaggio di Sirius Villani che scrive in riferimento anche alla mancanza dei rappresentanti del sì a Ferentino, si nascondono dietro i manifesti abusivi e anche il coraggio di affrontare un confronto. Grazie per i complimenti al programma, grazie soprattutto ai nostri ospiti. L'invito è stato fatto. Poi chiaramente, insomma, è cronaca di questi giorni sui quotidiani,
sul web anche dei soliti manifesti abusivi che un po' dappertutto, non solo a Ferentino, ma un po' dappertutto in Ciociaria, sono stati affissi e che comunque vanno condannati, non solo perché insomma è un luogo comune. Chissà perché c'è sempre Esatto. quella parte lì che vuole spadroneggiare, insomma. Questa, siccome era una sorta di mini scaletta, in parte Gianmarco Maddalena lo ha detto, io lo ribadisco anche perché insomma è giusto leggerlo perché così come è previsto. Quando si parla di partecipazione dei cittadini e quindi la possibilità attraverso il referendum di proporre cambiamenti che possano essere attuati attraverso la votazione, quindi per tutti quanti coloro che ne hanno facoltà, la riforma costituzionale precisa che attualmente sono 50.000 le firme degli elettori necessarie per presentare un disegno di legge al Parlamento, iniziativa legislativa articolo 71, come dall'altro diceva prima Marco Maddalena. Se vince il sì, invece i promotori di un testo dovranno raccogliere fino a 150.000 firme. In cambio, però, la riforma introduce il principio secondo cui la discussione o deliberazione in merito a disegni di legge di iniziativa popolare deve essere garantita secondo tempi certi da stabilire nei regolamenti parlamentari. Quest'ultima parte viene chiarita perché nel corso degli anni sono state tante le proposte referendarie arrivate e che poi non si sono trasformate in un vero e proprio referendum, proprio perché, per usare un termine molto poco tecnico, si perdevano nei meandri del Parlamento, o meglio, o erano poco interessanti e poco attualizzabili, oppure ce n'erano talmente tante Anche qui però tra dire e fare che. c'è di mezzo l'acqua pubblica, Esatto. Esatto. che insomma il risultato è Allora, conosciuto. leggo altri messaggi, anche perché insomma c'è Maria Rita che scrive: questa riforma incide sulle elezioni del Presidente della Repubblica ed è, neanche a farlo apposta, il prossimo punto che io in parte leggo e poi lascio la parola a voi così rispondiamo anche a Maria Rita, intanto dico ad Alessandro Cocco che per il sì non c'è nessuno, perché sono stati invitati Alessandro da chi organizza le dirette del Ponte Radio Web, questa web radio di Ferentino, ma tutti coloro i quali sono stati invitati hanno risposto no, oppure che avevano Ma come altri loro impegni. dicono no? Mannaggia! Allora, a proposito di Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica, articoli 83, 85, 86, 87 e 88, oggi viene eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, l'ultimo caso quello di Mattarella, molto discusso perché non si riusciva a trovare un presidente nuovo ed è venuto fuori dopo tantissime votazioni, insieme ai delegati regionali. Dunque la votazione adesso avviene con Camera e Senato riunite in un unico luogo, che poi chiaramente è la Camera, essendo la più grande, con i delegati regionali. Per le prime tre votazioni servono i due terzi dei voti dell'Assemblea e dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta, così come è successo nella votazione dell'ultimo presidente Mattarella. Questo sistema verrebbe confermato in caso di vittoria del no. Se a vincere il prossimo referendum sarà il sì, in futuro l'elezione del capo dello Stato sarà compiuta dal Parlamento riunito in seduta comune. Non ci saranno i delegati regionali, essendo il nuovo Senato già rappresentanza delle stesse regioni, e cambierà il meccanismo di elezione. Dopo le prime tre votazioni, per cui serviranno sempre i due terzi dei voti dell'Assemblea, dal quarto scrutinio sarà richiesta la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea e dal settimo voto la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Se passa la riforma, inoltre, la seconda carica dello Stato, dunque il Presidente del Senato attuale, che ha il potere di esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso egli non possa adempiere, diventerà il Presidente della Camera, non sarà più il Presidente del Senato. Quindi c'è questa inversione, chiaramente, se vincerà il sì. Aggiungo a questo che ci saranno non più i senatori a vita, resteranno a vita solamente i presidenti della Repubblica che termineranno il mandato, come nel caso di Giorgio Napolitano nell'ultima tornata, nell'ultima occasione. Ci saranno però dei senatori a vita pro tempore, io li ho chiamati così, anche se non c'è una vera e propria definizione, dei senatori a vita 5 che da ogni presidente della Repubblica potranno essere nominati, ma che resteranno per 7 anni, dunque per il suo mandato, eventualmente,
in carica come senatori, poi lasceranno il posto ad altri senatori. Dunque la carica di senatore a vita rimane solo per il Presidente della Repubblica. Su questo, perché dire no? Prima Marco Maddalena o Marco Silipoli? Allora, il Presidente della Repubblica nella nostra Costituzione è un garante, una persona Super indipendente, partes. super partes. Per questo i Costituenti hanno previsto un meccanismo di elezione, seppur può sembrare complicato, ma è un meccanismo equo. È necessario che sulla nomina del Presidente della Repubblica ci sia un confronto tra le parti, in quanto il Presidente della Repubblica deve rappresentare tutto il popolo italiano e tutte le forze politiche. Tant'è che i Costituenti hanno previsto un numero di votazioni, cioè un livello di votazione abbastanza alto. Con la riforma costituzionale avremo un Presidente della Repubblica che non sarà altro che espressione della maggioranza. Abbassando il quorum necessario per la votazione, una maggioranza, in modo particolare con l'Italicum, che garantirà chi avrà solo 20-25% di avere una maggioranza, diciamo una maggioranza Di governo. schiacciante di governo nel nuovo Parlamento, quindi non avremo più il Presidente della Repubblica che è condiviso, ma avremo il Presidente della Repubblica nominato dal governo o dal Presidente della Repubblica. E questo in un sistema di equilibrio dove il Presidente della Repubblica deve essere il garante, rischieremo invece di avere un disequilibrio. Non avremo più un Presidente della Repubblica garante, ma avremo un Presidente della Repubblica di parte. E questo non possiamo permettercelo, perché specialmente nel discorso della promulgazione delle leggi, potremmo avere un Presidente che potrebbe far passare tutto quello che la maggioranza che lo ha eletto gli sottopone. Oppure in momenti come lo stato di guerra o così via, potremmo avere sempre in questo caso non quel ruolo di imparziale. Siccome già con la forma, diciamo con l'attuale Costituzione, abbiamo avuto qualche Presidente della Repubblica che non è stato così imparziale, figuriamoci in una riforma costituzionale dove si abbassa quel limite per le votazioni. I Costituenti, quando idearono la formula della seduta comune di tutte e due le Camere, e dei 2/3 dell'assemblea o dopo il terzo scrutinio della maggioranza assoluta, lo fecero con coscienza, proprio perché era momento costituente. Oggi non sta avvenendo questo. Stiamo non solo destrutturando il Parlamento a favore del potere esecutivo, ma indeboliamo colui che deve essere un presidente imparziale, e questo è molto grave. Marco, se hai da aggiungere, altrimenti No, ti faccio la vuoto domanda. completamente. Allora, Certo. a te faccio Sì. rispondere a questo quesito che è Fammi quella l'abolizione. difficile. No, figurati. Che è l'abolizione del CNEL. Il Ah. Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, questa è la definizione di CNEL, composto da esperti rappresentanti delle categorie produttive, è un organo di consulenza della Camera e del Governo di rilevanza costituzionale. La Costituzione attuale, l'articolo 99, gli attribuisce l'iniziativa legislativa, in particolare in ambito economico e sociale. Con la riforma, in caso di vittoria del sì, l'articolo in questione verrebbe abrogato. Dunque, verrebbe abolito un Consiglio nazionale che, dicono coloro che sostengono il sì, di fatto è inoperoso. Lavora poco, legifera poco, è uno spreco di soldi. E chiaramente, al di là del personale che magari verrebbe inglobato in altre parti, però fondamentalmente è pieno di uomini e di donne che in questi anni hanno fatto ben poco per l'Italia. Marco? E poi Questo facciamo rispondere anche un po' a Marco sì. Maddalena che era preparatissimo. Vai. Un altro dei punti della riforma a cui non se ne può negare l'utilità, assolutamente. Come la parte sul titolo qui, c'è qualcosa che non va, va affrontato. Il CNEL è superato, non serve più per le funzioni per cui è stato creato. Ha prodotto 14 disegni di legge in 55 anni, cioè praticamente un ente del genere dovrà scrivere 14 l'anno. Va bene, aboliamolo, dove sta il problema? Però, se all'interno di un contratto fatto con il popolo italiano ci sono 7-8 cose che non vanno e una o due buone,
io questo contratto non lo firmerei, come non ho firmato quello l'altra volta, che in effetti mi pare un po', anche quello in 10 punti, un po' disatteso, ecco, mettiamolo così. Marco Maddalena, tutti tra coloro che sostengono il sì dicono: ok, allora voi se dite per il no, non volete che venga abolito il CNEL. Questo per suggerire, ecco, un lievissimo parallelismo tra Renzi e Renzusconi. No, questa, diciamo, l'abolizione del CNEL, siamo tutti d'accordo, ma mettere sul piatto il CNEL è come quando qualcuno ti offre 10 pietanze, no, non ti piacciono, ne rimane una, che fai? Ti mangi tutte le donne che fanno schifo e poi per mangiartene una? Però non è solo il CNEL venne fatto perché aveva lo scopo di creare quella camera di compensazione tra le parti sociali. Quella concertazione che Renzi non usa, ad esempio, non l'ha usata sull'articolo 18, non l'ha usata sulla scuola. Il problema di fondo è che ci sono molti organi inutili che il presidente Renzi dovrebbe abolire insieme a CNEL, tra le società partecipate. In questa provincia abbiamo avuto, ad esempio, la nomina di Vallone nell'ente nazionale di aviazione civile, l'ENAC. Non si capiscono quali sono le sue competenze in aviazione civile. L'unico forse, diciamo, suo merito, tra virgolette, è quello di appartenere al nuovo centrodestra di Alfano, e forse dovevano piazzare una nuova casella. Quindi, quando qualcuno, mi sembra come lo specchietto per l'allodole, gli dico: noi siamo per l'abolizione del CNEL, però poi non abolisci con legge ordinaria le varie società partecipate del governo, o non diminuisci i costi dei sottosegretari? Sono aumentati i costi del governo sotto il governo Renzi. Quindi, se volevano abrogare il CNEL, bastava chiedere di abrogare il CNEL. Forse non si sarebbe fatto neanche il referendum, perché se la Camera avrebbe raggiunto i 2/3 del Parlamento, il CNEL in 24 ore sarebbe scomparso. Ultimo tema, Aggiungo una sì, piccola cosa, prego. se me lo permettete, riguardo il CNEL, è un po' la foglia di fico, no? Il tema qual è? Costi della politica. Allora serviva un qualcosa da abolire per giustificare questa tagline, questo, come si dice, questo slogan. Allora, costi della politica, toglieremo tot senatori 50 milioni. Toglieremo il CNEL, no, allora, se c'è pure il CNEL ci credo. Insomma, questa è comunicazione spicciola che però nel 2016, almeno la nostra generazione, insomma, non dovrebbe cascarci a piè pari dentro. Siamo abituati, ecco. Ultimo argomento, poi tiriamo anche le conclusioni con Sì. qualcosa di magari molto attuale, soprattutto per la politica. La Corte Costituzionale, i giudici della Corte Costituzionale, dunque articolo 134 e 135 della Costituzione, sono 15. Attualmente 5 su 15 sono di nomina parlamentare e vengono eletti dal Parlamento in seduta comune. In caso di vittoria del sì del referendum, la legge costituzionale prevede che quei 5, sempre su 15, vengano eletti separatamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, che ne eleggono rispettivamente 3 e 2, non più dunque 5 insieme, ma 3 dalla Camera e 2 dal Senato. Inoltre, sempre per la riforma, attribuisce un nuovo compito ai giudici della consulta: il giudizio di legittimità sulle leggi elettorali. In caso di vittoria del sì, la legge elettorale, del quale abbiamo già parlato, potrà essere sottoposta prima della promulgazione al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte su ricorso motivato entro 10 giorni di un quarto dei componenti della Camera, oppure di almeno un terzo dei componenti del Senato. In questo caso, la Corte si pronuncerà entro 30 giorni. In caso di illegittimità, la legge non potrà essere promulgata. La mia domanda nasce dalla promulgazione del sì, che dice: voi non volete il procedimento? Voi non volete l'Italicum così come lo abbiamo pensato? Con la riforma della Corte Costituzionale, questi giudici garanti possono in tempi molto rapidi dirci se la nostra riforma, se soprattutto la legge elettorale, è illegittima e dunque non corrisponde alla Costituzione, e prevenire il disastro del porcellum. Quindi loro dicono: votate sì, perché in questo modo c'è più stabilità. Marco, Anche così. qui parte buona, parte cattiva subito dopo. Rispondo con le parole del professor Leonardo Bianchi dell'Università di Firenze, professore di diritto costituzionale.
Allora, messo in Costituzione che le leggi elettorali debbano essere legittime. Beh, alleluia. Così la smettiamo di fare leggi, ma andare al voto e poi scoprire che il Parlamento è legittimo come oggi. Anche se la Corte Costituzionale poi con una nota ha detto ok, purtroppo è andata così, è legittimo, dalla prossima in poi dovete cambiare. Parte brutta, 5 della Corte Costituzionale eletti dal Presidente, 5 dalla magistratura, 3 dalla Camera, 2 dal Senato. Ok. Allora, la Camera è la maggioranza di governo, quindi è il governo. Il Senato, che è nominato tra i consiglieri regionali e sindaci, è il governo. Il Presidente è nominato dal Parlamento, che è il governo, quindi è il governo. Siamo 10 a 5. Ma questa Corte Costituzionale così riformata, ma è veramente indipendente? Io quello che prima accennava Marco Infussi, effettivamente cambia il metodo di elezione della Corte Costituzionale. Sicuramente si va a toccare l'indipendenza della Corte Costituzionale, togliendo in particolare la seduta comune. In questo modo avremo una Camera che con l'Italicum praticamente sarà la Camera della maggioranza, quindi sarà la maggioranza ad eleggersi i propri rappresentanti, e non si capiscono i due eletti dal Senato, perché se è un Senato delle regioni, perché poi va a eleggere i membri della Corte Costituzionale. E anche in questo caso avremo, visto i consigli regionali attuali, vista la nomina che si faranno all'interno dei consigli regionali, avremo di nuovo due nominati della maggioranza, avremo cinque componenti che la maggioranza potrà scegliersi di suo gradimento, fermo restando che i cinque nominati dal Presidente della Repubblica, con il ragionamento che facevo in modo precedente, che il Presidente della Repubblica con la nuova votazione può perdere il suo ruolo imparziale, potremmo avere un Presidente della Repubblica che per essere eletto ha bisogno dei soli voti della maggioranza, che a sua volta quindi potrebbe eleggere altri cinque membri che possono essere graditi alla maggioranza di governo. Su 15 membri potremmo avere 10 che sono espressione della maggioranza di governo. Riguardo il parere preventivo della Corte Costituzionale, mi viene da fare una battuta. Chi viene eletto nelle istituzioni dovrebbe fare delle leggi legittime. Se viene eletto e non conosce la Costituzione e non rispetti la Costituzione, dimostra che non hai una qualità adatta per sedersi nei luoghi rappresentativi. C'è Come se dovessi. scelta. È come. Sì, questo purtroppo è brutto. Io vivo la politica con passione e penso che la politica dovrebbe premiare chi si impegna in modo genuino. Questo è come avere un babysitter, cioè i parlamentari avranno bisogno di un babysitter. Bella questa, bravo. Abbiamo pochi minuti, credo, ancora prima di salutarci, e io volevo suggerirvi degli argomenti in ambito nazionale o no. Marco Infussi, conosci benissimo il meccanismo mediatico legato alla politica e legato anche al mondo economico. La Brexit si era detto vincerà sicuramente il no e ha vinto il sì, anche con diversi punti. Elezioni negli Stati Uniti, vince la Hillary a mani basse, perché chiaramente è nel segno della continuità, ma gli stessi americani però avevano detto che non era la continuità della presidente che per due mandati aveva fatto ciò che doveva fare, e mi riferisco a Barack Obama, e ha vinto Trump. È arrivato il cattivo al governo, secondo molti, però insomma, sono gli È tutto da americani, è vedere. tutto da vedere. In Italia, al momento, i sondaggi danno con diversi punti di vantaggio la vittoria del no. Allora, qui è un meccanismo scaramantico che si scatena, o qualcuno che, dal punto di vista anche mediatico, ci sta giocando un po' su? Marco Infussi. Bellissima domanda, difficilissima, perché in Italia, fermo restando che insomma la serietà all'interno del circolo media è tutta da mentre diciamo all'estero è un meccanismo ben più strutturato, insomma ci sono collegamenti proprio espliciti con i governi, eccetera. Il succo del discorso è che si cerca sempre di influenzare l'opinione pubblica nelle maniere più complicate e anche a volte un po' più bieche. Come per esempio mettere il referendum il 4 dicembre. Scommettete che sabato mattina verrà come minimo al telegiornale una bufera di neve? Così i vecchietti se ne stanno a casa e non votano Quindi sei tra quelli che no. Ma dice più bassa assolutamente, sarà l'affluenza, più ci esatto. sarà la vittoria del sì. Ma sì, perché va tutto il sistema Partito Democratico con tutte le cooperative, le banche, le assicurazioni.
Loro sono schieratissimi Però su correggimi se questo. sbaglio, in Arrivano passato. messaggi 3 a 4 al giorno sul cellulare, ma non dal Partito Democratico, anche da altre società, parlo proprio di aziende. Insomma, è apertissima la lotta. Però l'Italia fa la scuola. Perché non siamo gli Stati Uniti d'America, da noi tutto è truccatissimo. Ricordate, insomma, i sondaggi anche dei governi precedenti, eccetera. Lo Le spread, adesso le 8 banche che falliscono, ma Monte Paschi di Siena, Banca Etruria, la Banca Popolare di Vicenza, ma sono in crisi per motivi costituzionali o perché 5 anni fa si sono imbottite di derivati, hanno fatto mutui su ovviamente cose non solvibili? Ma per favore, è impossibile che l'anziano, perché l'Italia è un paese di anziani, uno dei paesi più anziani d'Europa, uno dei più anziani del mondo, è impossibile che queste povere persone a casa siano bombardate 24 ore su 24 di questo terrorismo, e alla fine votano sì. Però io oggi ho sentito 5 anziani che votano no, perché hanno capito il Un trucco. altro messaggio, poi la domanda per Sì. Marco Maddalena. Mirko Arduini ci scrive: Ciao Mirko. fare questa campagna acquisti degli ultimi giorni, vedi Prodi che proprio nella giornata di ieri ha dato il suo sì al referendum, le promesse ai sindacati e le lettere agli italiani all'estero fa pensare un po' agli italiani che questo referendum è più per salvaguardare lui, immagino Renzi, i suoi compagni di merenda, piuttosto che risanare e salvaguardare il cittadino medio che paga le tasse. Ora sembrano messaggi preparati con la domanda, ma in realtà era già scritta, tu l'hai vista in Allora, parte. È diventato il referendum del Renzi sì, Renzi no. È diventato il referendum del governo Renzi sì, governo Renzi no. È diventato il referendum del tutti contro Renzi. In parte prima l'abbiamo detto, Marco, è un rischio però questo, perché noi oggi abbiamo provato, come alcune altre volte a me è capitato, di moderare un dibattito da anni con Pinozzi e Fusore, tanto per dire, ma pochissime volte c'è stata questa possibilità in queste settimane. Ci sono i comitati del sì che fanno i loro comizi, Certo. i comitati del no che fanno le loro riunioni, in piazza ci si ritrova chiaramente con i propri sostenitori, ma poco ci si confronta. È così, cioè è diventato un Renzi contro tutti questo referendum. Io non penso che sia Renzi contro tutti. Chi ha voluto lo scontro e spaccare, diciamo, un intero paese è stato il Presidente del Consiglio. È stato lui a dire inizialmente che se avesse perso nel referendum si sarebbe dimesso. Poi è arrivata la storia ultimamente del governo tecnico. Se non volete il governo tecnico dovete sostenere il sì. O poi è arrivata la catastrofe economica. Se vince il no ci sarà la catastrofe economica e tutti ci troveremo poveri. Cioè chi ha creato lo scontro è proprio Renzi. Cioè chi ha diviso un paese e non è entrato nel merito è proprio il Presidente del Consiglio con delle vere e proprie minacce. Se il Presidente del Consiglio mi dice che se vincono i no, lui va a casa, io non posso che rispondergli che sono prima di essere contento. Quindi si è creata una vera e propria spaccatura, si è portato lo scontro all'estremo e come ho detto prima, non è un uomo solo contro tutti. Perché spesso si dice la parola del Partito della Nazione, con Renzi ci sono Alfano, c'è Verdini, c'è Casini. Ci sono la Confindustria, c'è Marchionne, c'è stata la visita alla Fiat di Piedimonte, San Germano, nuove assunzioni. Settimana scorsa. Peccato che queste nuove assunzioni vengono annunciate perché ancora non sono partite a ridosso del referendum. 2017 con la produzione della Giulia. E mi auguro che ci saranno queste assunzioni. Però è pure vero che quando, ad esempio, saluto Mirko parlava delle promesse, Renzi adesso sta facendo le promesse, siamo stati abituati agli 80 euro, però fortunatamente non tutti ci cascano. Prima leggevo la promessa ai sindacati, c'è un sindacato, che è quello della CGIL, e anche una categoria, quella della FIOM con Maurizio Landini, che sono apertamente schierate per il no. Quindi tutte le promesse da marinaio che fa Renzi, per fortuna, non hanno consenso in tutti i corpi intermedi o all'interno della società. Renzi sta politicizzando un referendum. È lui che si è assunto il rischio di fare questo referendum. Questo referendum effettivamente a cosa serve? Serve veramente a modernizzare l'Italia? No. La modernizzazione si fa con un piano economico nazionale,
si fa investendo in ricerca, investendo in istruzione, dando diritti civili, dando più forza ai diritti dei lavoratori. Prima parlavamo di leggi di iniziativa popolare. In Parlamento ci sono leggi di iniziativa popolare ferme nel cassetto e non serve il regolamento per attuare i tempi, basta prenderle ed approvarle. C'è lo nuovo statuto dei diritti dei lavoratori della CGIL, c'è il popolo dell'acqua pubblica che chiede che venga rispettato il referendum del 2011 e invece il governo porta avanti la legge Madia che invece vuole privatizzare completamente l'acqua e poi la legge Madia viene bocciata dalla Corte Costituzionale. E allora, se Renzi vuole uno scontro politico, ben venga anche lo scontro politico. Noi questa sera siamo andati nel metro, ma io sono convinto e lo vedo con realmente. Noi abbiamo fatto tre iniziative qui a Ferentino, due all'ex Politecnico, l'associazione delle Strenghe, e una da Bassetto insieme alla CGIL, abbiamo fatto Sinistra Italiana, CGIL, cambiare i pezzi del comitato per il no, le sale erano strapiene. All'interno di queste manifestazioni non vengono solo le persone a capire cosa dice l'articolo 70, 71 e così via, vengono a parlarci di vita reale, vengono a parlarci degli espulsi dal mondo, del mercato del lavoro nella Valle del Sacco, vengono a parlarci delle difficoltà dei figli ad entrare nel mercato del lavoro. E quindi se qualcuno vuole politicizzare lo scontro, ben venga. E forse da questo referendum costituzionale potrebbe anche nascere una vera alternativa di governo che faccia come bandiera e come legge fondamentale della Costituzione della Repubblica Italiana. Marco Infuzzi, Sì, poi brevemente. brevissime considerazioni sulla comunicazione, non se ne parla mai. Allora, le notizie ad orologeria, anche oggi aumento agli statali di 85 euro, siamo sempre Poi sono 50. sulla clausola degli 80. Però Delrio, sempre a Radio 24, lunedì mattina, quando è interrogato da Oscar Giannino sulle 2000 esuberi licenziamenti della pubblica istruzione, no, lo faremo dopo il referendum, non ne voglio parlare adesso. Ah, quindi c'è una notizia negativa degli esuberi, non si può dare adesso, però quella delle assunzioni, degli aumenti sì. Poi su Renzi la comunicazione, la polarizzazione, insomma, è un metodo semplice, no? Però nonostante le scuse, Renzi ha proseguito. Questo cosa ci dovrebbe dire? Che anche le scuse di Renzi erano mosse a tavolino. Cioè la scusa di dire oh scusate, ho polarizzato su di me il referendum, ho sbagliato. Sì, l'hai fatto, in quel momento hai ricevuto ulteriore polarizzazione e poi hai proseguito come prima a polarizzare. Perché Renzi ha parlato solamente alla platea del Partito Democratico per tutti questi 5 mesi. Non ha parlato agli italiani, e allora non è un premier, non è il capo del governo, non sta parlando di te, sta parlando al partito, lui è ancora solamente il segretario di partito. E questo un po' mi delude, perché io, nonostante non, insomma, non abbia le mie eccessive simpatie, però devo apprezzare la caparbietà, la forza, la tenacia. Insomma, è giovane, si vede, non è quegli altri premier a cui eravamo abituati. Insomma, è uno che si muove e si sa muovere. Un'ultimissima considerazione, però vi chiedo di essere veloce anche perché insomma dovrà Vabbè, finire qualche ma la minuto banda è a... Sì, la gratis. banda è gratuita, quello sicuro. Che ripercussioni avrà il voto di domenica in ambito locale? In parte l'abbiamo detto, c'è il rinnovo del Consiglio provinciale che già sta rompendo molti equilibri perché dall'accordo tra Forza Italia e il PD ora se ne stanno, diciamo, all'orizzonte intravedendo tanti altri, anche più complicati da mantenere, soprattutto in equilibrio. Secondo voi, parto da Marco Mattarella, però vi chiedo di essere molto rapidi, avrà una ripercussione il voto in ambito nazionale? Credo ormai assolutamente sì. In ambito locale? In ambito locale sicuramente avrà delle ripercussioni, in modo particolare se ci sarà la vittoria del no, cui io mi auguro perché molti degli istituzionali, senatori, deputati, presidenti della provincia e così via dovranno rendere conto al loro capo, che sicuramente gli chiederà il conto con gli interessi e sicuramente si andranno a rompere anche degli equilibri. Ma quello che mi aspetto invece in questa provincia è che ci sia un cambiamento reale che parta dai cittadini. Quei cittadini che incontriamo nelle nostre assemblee per il no, che ci parlano anche delle tematiche locali, e io ho lanciato una proposta tempo fa nell'incontro che abbiamo avuto nella sala del Bassetto con la CGIL, che forse è il caso di cominciare a creare in questa provincia un laboratorio delle buone idee.
laboratorio che trasformi questo territorio in buone pratiche e che disegni finalmente uno sviluppo ecocompatibile del territorio. Ecco, queste campagne elettorali, a mio avviso, aiutano a mettere in condivisione, a contaminarsi diverse persone. Noi del No stiamo cercando di non solo di fare la battaglia referendaria, ma di ascoltare, recepire e cercare di creare questo laboratorio per costruire. Perché può darsi che dalla nascita, dalla vittoria del No, finirà un sistema e si creerà un'alternativa ecocompatibile che ha bisogno del nostro territorio. Marco Infossi. Me lo auguro anch'io. Comunque, comoda poltrona cercasi e nulla di nuovo sotto il sole. Bene, e credo che sia davvero tutto per questa serata. Io non solo ringrazio il Ponte Radio Web per averci dato l'opportunità di parlare di referendum, Marco Infossi di Buonasera Cambiare a tutti, andate a dormire, godate bene domenica. e Marco E domenica Maddalena andateci, eh! per Grazie. Sinistra Italiana. E ringrazio voi e ringrazio Grazie. chiaramente anche Alessandro per la parte tecnica. Come dicevate voi, ma credo che la stessa cosa possano dirla anche dal Comitato del Sì, l'invito è quello di andare a votare. Noi abbiamo cercato di dire ciò che era giusto dire, dal mio punto di vista, cercare di spiegare nella maniera più semplice, e non è facile, lo stesso Renzi lo ha detto che non era facile comprendere questa riforma costituzionale. Andate a votare domenica tra le 7 e le 23. Poi penso che dalle 23 in poi non ci vorrà molto. Gli analisti dicono attorno alle 2 di notte dovrebbe esserci il dato certo, ma io credo molto prima, conoscendo gli italiani. Vedremo quello che succederà e poi avremo modo e tempo per poter commentare. Grazie ancora a Marco Infossi, Grazie, Marco grazie. Maddalena, e l'appuntamento chiaramente torna settimana prossima, sempre con il Ponte Radio Web. Buonanotte.